Sono sempre più convinto che la semplicità è poi alla fine il sinonimo della qualità. Nell'87 ho fatto un viaggio in California, dico un viaggio molto importante. Quando sono tornato a casa mia moglie mi ha chiesto come è andato e io gli ho detto guarda molto bene, ho imparato cosa non devo fare. Da giovane volevo, al contrario di quello che mi diceva mio papà, che per fare vino buono si deve avere poco e buono. Io dicevo al papà, no, noi dobbiamo avere tanto e buono. Dopo un po' di anni ho dovuto dargli ragione, ma non solo in quello, anche in altre cose aveva ragione, perché se aveva 70 anni li aveva per qualcosa, no? E quindi l'esperienza è una cosa molto importante per chi lavora la terra. Il viaggio più importante che ho fatto era quello che ho fatto in Georgia, che era nel 2000. Il primo viaggio ho fatto in Georgia, ero in tutto 6 volte, e quello era, diciamo, la cosa fondamentale. Lì fare bene il vino, capire il vino e capire la storia. Sapere la storia, da dove proviene la vite, tutte queste cose mi sono interessato, e dalla storia sono arrivato al Caucaso, alla Georgia, dove che tuttora fanno ancora il vino nelle anfore, che hanno 5.000 anni di storia, di tradizione, no? Quando parlo del vino, nella mia testa c'è sempre vino bianco. Io quando dico vino, il vino per me è bianco. Voglio solo i recipienti che sono idonei per far crescere il vino e per in pratica far sì che un vino viene messo a proprio agio per poi svolgere le sue funzioni nel modo migliore. È ben noto che l'acciaio cede metalli, e nel momento che ci sarà la possibilità di fare il bagno di titanio all'acciaio, verrà eliminato tutto dalle cantine, no? L'acciaio inossidabile è fatto con il bagno di titanio, che è il materiale più puro. Comunque, nella mia cantina quello non entrerà, perché io con i metalli ho chiuso. Io ho iniziato molto giovane a lavorare la terra, avevo molta passione specialmente per il vigneto, e quindi a 22 anni abbiamo venduto l'ultima mucca che era in stalla, e abbiamo un po' abbandonato la forticoltura per dedicarsi solo ai vigneti. L'anfora è un recipiente che ha circa 5.000 anni. E fino a 1300 anni il vino veniva lavorato solo nelle anfore. Il legno, la botte di legno, ha circa 1300 anni, quindi figurarsi poi l'acciaio inossidabile, la vetroresina, che sono di materiali recenti, sicuramente sono quelli che per gli ultimi hanno preso piede in enologia, ma saranno sicuramente anche i primi a scomparire. Noi dobbiamo partire dall'uva buona, perché non serve l'anfora o la botte di legno o l'acciaio se l'uva non è perfetta, non è buona, non è curata. E l'uva buona è solo in collina. Noi non possiamo pensare di fare dell'uva buona a Fondovalle. Perché l'anfora? Per il semplice motivo che la terra serve alla vite per far nascere l'uva, e quando ho l'uva ho bisogno nuovamente della terra per far nascere il vino, e il cerchio si chiude in una semplicità veramente senza nessun controllo di temperatura, senza controllo. Noi non controlliamo, facciamo nessun controllo all'uva, perché facendo un controllo all'uva già potrei avere dei dubbi. Non ho dubbi sull'uva, quella che c'è c'è. Se abbiamo lavorato bene abbiamo dell'uva bella, uva buona. Se abbiamo lavorato male è persa una nata, o buona o cattiva. L'uva viene diraspata in anfora, inizia
la fermentazione spontanea senza aggiunta di lieviti selezionati. Durante la fermentazione, la macerazione, si fanno 4-5 follature al giorno. Finita la fermentazione malolattica, l'anfora viene coperta e il vino rimane in anfora ancora per dei mesi. Va da circa 5 mesi a 7 mesi il tempo della macerazione dell'uva. Finita la fermentazione malolattica, l'anfora viene coperta e il vino rimane in anfora ancora per dei mesi. Questo poi si valuta di anno in anno, va da circa 5 mesi a 7 mesi. I primi viaggi che ho fatto fuori nel mondo, qui in Europa, erano circa negli anni 80-85. La Francia mi interessava molto e penso che era anche quella che più ho portato via come modo di pensare. Il vino buono un produttore inizia a farlo dopo che ha compiuto i 60 anni, no? Quindi io devo ancora compiere i 60 anni, ho ancora un paio di anni che mi aspettano e poi potrà anche migliorare qualcosa, no? I vini bianchi anche dopo 6-7 mesi che viene fatta la torchiatura passano nuovamente nell'anfora e rimangono nell'anfora fino a settembre, diciamo fino alla vendemmia nuova, che per la vendemmia nuova noi dobbiamo avere le anfore libere e quindi dalle anfore il vino passa in botti di legno per altri 3 anni. In tutto il ciclo di vinificazione viene fatto in 4 anni. Il mosto, il vino è come la spugna, è come i bambini assorbono i gesti, i movimenti, il modo di pensare e quindi non è possibile copiare un vino da altri. Ho cambiato il modo di fare il vino questi pochi anni che lavoro 4 volte, quindi una persona può anche venire il dubbio quale sarà il prossimo modo di fare il vino. Non ci sarà più un altro modo, perché io con questo modo di fare il vino sono arrivato alla sorgente, oltre non si può.